Tante iniziative a Lanciano contro la violenza sulle donne. Il comune ha patrocinato diversi eventi organizzati dai centri antiviolenza Daphne e Donè e associazioni che operano in città. Nella giornata del 25 presso la sala Benito Lanci, gli studenti del liceo artistico hanno incontrato Samia Mahmoud, giovane donna afghana costretta a fuggire dalla sua terra e a rifugiarsi in Italia. Felice Azzulli del centro Daphne di Lanciano. Oggi la protagonista, la testimone di questo vissuto di migrazione legata a una storia di violenza, ha incontrato le classi del liceo artistico di Lanciano e ha condiviso con loro il percorso che sta facendo anche di rinascita qui nel nostro paese. Lei è dovuta fuggire in quanto donna, una giovane donna professionista, consulente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel suo paese, ha dovuto abbandonare il suo paese perché donna lavoratrice in organizzazioni importanti, sia nel ministero che in organizzazioni non governative, e quindi si è trovata a dover abbandonare il suo paese perché la cultura maschilista talebana le impediva di vivere in quel paese. Suggestiva l'installazione artistica lungo i portici comunali, curata dal maestro Ennio Marchigiano con l'associazione Concretamente, per porre l'attenzione sul dramma del femminicidio, fenomeno ancora troppo presente anche nel 2022. Ma anche i ragazzi più giovani sono stati protagonisti di un evento. Presso la scuola Mazzini è stato organizzato Parliamo al femminile, con un flash mob e letture di brani significativi. Gli stessi ragazzi hanno realizzato centinaia di scarpette rosse posizionate all'interno della scuola, scarpette che ricordano donne che non ci sono più o che hanno subito violenze. Oggi quelle scarpette devono aiutare le donne a camminare verso un futuro migliore, e questo percorso inizia proprio dalla giovane età, creando la cultura basata sul rispetto ed insegnando ai ragazzi che amore non è odio né violenza, amore è amore.